Dal 28 al 31 di agosto, quindi si farà una brass band, proprio voi sapete, questa orchestra di praticamente di 30 e anche più persone con percussioni e tutti ottoni. E appunto per questo, per far divulgare insomma questo mondo, questa cultura delle brass band in tutta Italia. Allora, lo faremo dal 28 al 31 agosto, ho detto, e le prove saranno tutto il giorno, quindi ci sarà tantissimo da lavorare, faremo un bellissimo repertorio e questo sarà, praticamente fa parte del cartellone di Borgo in Musica 2017, capitanato da Salvatore Crimaldi, il mio carissimo amico, e il suo fantastico staff di ragazzi volenterosi che mi aiuteranno anche con le prove di sezione. Anche. E quindi avremo bisogno di trombonisti, abbiamo bisogno di cornisti, abbiamo bisogno di tubisti, abbiamo bisogno di cornettisti o trombettisti e anche di un flicorno soprano e di un piccolo mi bemolle, quindi per formare la formazione completa per farlo. Quindi vi ho detto, poi ci sarà un concerto finale il 31 di agosto che praticamente la prima parte sarà eseguita da la brass band giovanile, che sarà diretta da me, quindi le prove, tutto sarà tutto diretto da me, il concerto, e la seconda parte è dalla brass band di Messina, diretta dal fantastico maestro e carissimo amico Giuseppe Paratore. E quindi, niente, vi aspettiamo in tantissimi, anche perché poi ci sarà anche la selezione di solisti, anche faremo, per appunto per questo concerto finale del 31 agosto, e ci saranno dei solisti che sceglieremo tramite un'audizione che faremo, dei pezzi già li abbiamo in programma, quindi voi riceverete tutta la musica già prima, così vi potete preparare. Bene, poi anche nel cartellone farà parte anche una masterclass dal 1 al 3 di settembre di un altro carissimo amico mio, Jamie Williams, americano, famosissimo, molto conosciuto trombonista e caro amico, appunto, come ho detto, e ci farà l'onore di venire a Borgo in Musica 2017 a fare un masterclass. Insieme a me faremo sto masterclass anche. E poi il 3 di settembre ci sarà il concerto con la San Marco Wind Band, sempre diretta da Salvatore Crimaldi, con noi due, me, Lito Fontana e Jamie Williams da solisti. Quindi io, come presidente della IB, sarebbe Associazione Italiana Brass Band, vi prego per favore, venite, perché è una parte, praticamente è una cosa importantissima per far sviluppare veramente questo mondo delle brass band e per dar molto più lavoro ai giovani, naturalmente, perché la brass band è fatta appunto da 30 persone, quindi c'è molto più lavoro, molto più suonare e si impara moltissimo, molto molto, dai pezzi questi che si seguiranno. E appunto faremo, come ho detto, abbiamo fatto come presidente, sono riuscito a fare il primo campionato nazionale italiano nel 2016, l'abbiamo fatto ad Ascoli Piceno, e quest'anno invece sarà l'11 di novembre 2017 ad Appiano, in provincia di Bolzano, e poi nel 2018 vorrei tantissimo, e ci stiamo quasi riuscendo, a farlo in Sicilia, e penso che ci riusciremo, perché io lo voglio fare assolutamente in Sicilia, questa bellissima terra di Sicilia con tanti musicisti validi, come sappiamo. Quindi vi aspettiamo a Borgo in Musica 2017 a San Marco d'Alunzio.